quadro di Magritte degli anni 20 che si chiama Gli Amanti e che potrebbe, a mio giudizio, essere assunto come l'immagine perfetta dell'amore al tempo della tecnica e del capitale. Il quadro, raffigura due amanti, da cui il titolo dell'opera, intenti a baciarsi ma con il volto coperto. Ecco, è l'immagine perfetta di una relazione assente con l'altro, se preferite, di una relazione in cui l'altro è assente, non è riconosciuto, non c'è conoscenza dell'altro. Il rapporto apparentemente più altruistico, più relazionale, quale è il rapporto amoroso, viene reso mutilo della relazione con l'altro, che resta non conosciuto, invisibile letteralmente. Il centro della relazione diventa l'individuo stesso, che usa l'altro semplicemente per il proprio piacere, per il proprio godimento. E questa potrebbe essere, dicevo, l'immagine perfetta per decifrare quel che resta dell'amore al tempo del capitale e della tecnica. Se consideriamo il fatto che l'odierno capitalismo assoluto si caratterizza per essere un nuovo tipo di capitalismo diverso da quello dei tempi di Marx o poi di Gramsci, è un capitalismo assoluto nell'accezione latina del termine absolutus, che dice due cose sinergiche fra loro. Absolutus dice anzitutto perfettamente realizzato, ma dice al tempo stesso sciolto da vincoli, solutus ab. Il capitalismo assoluto, di cui siamo oggi in qualche modo prigionieri e ostaggi, è un capitalismo perfettamente realizzato proprio perché si sta liberando da tutti i limiti e i vincoli che ancora lo frenavano o comunque lo limitavano. E tra questi vincoli ritengo esservi anche l'amore, che il capitalismo sta con successo, dalla sua prospettiva si intende, superando. Il capitalismo tende ad assolutizzarsi nella duplice accezione evocata, nella misura in cui satura il reale e il simbolico. La logica del capitale è una logica intimamente nichilistica ed è per questo che la filosofia di legittimazione del capitalismo è il relativismo nichilistico. Tutto deve essere relativo alla forma merce, non deve esservi alcuna idea di verità che possa contestare la falsità del presente. Ecco perché, in ambito filosofico, la filosofia del relativismo, del postmodernismo, dell'nichilismo sono, per così dire, le filosofie più coerenti con la logica di sviluppo del capitale, o come ha scritto un importante studioso, il postmoderno è la logica culturale del tardo capitalismo. A livello puramente materiale, o spaziale, se preferite, la globalizzazione dice esattamente questo processo di colonizzazione del mondo da parte della forma merce. Sul piano simbolico, stiamo assistendo a un processo equivalente di impadronimento integrale del mondo della vita da parte di quel capitale che un tempo si fermava ai cancelli delle fabbriche e che oggi letteralmente ha conquistato il mondo della vita. Perfino la sfera all'apparenza più resistente alla logica, della forma merce, che è la relazione amorosa. La relazione amorosa che è intrinsecamente resistente alla logica del capitale perché è altruistica, perché si rivolge da persona a persona, perché presuppone la durata, perché in qualche misura supera i confini dell'individuo. Tutto questo risulta strettamente inassimilabile alla logica del capitale che cerca di, con successo sta riuscendo a superare ogni figura residua dell'amore. Nei miei lavori ho chiamato questa tendenza e al contempo la nuova figura dell'amore al tempo del capitale, che come subito dirò in realtà è un fuorviamente, un succedaneo dell'amore, l'ho chiamato il nuovo ordine erotico. Il nuovo ordine erotico è la nuova figura oggi imperversante dell'erotismo e dell'amore al tempo del capitalismo assoluto e totalitario.
Sostanzialmente il nuovo ordine erotico si caratterizza per essere l'equivalente nell'ambito dell'erotica di ciò che è, se vogliamo dire così, il liberismo, sistema economico imperante nell'ambito delle relazioni sociali, a tal punto che si potrebbe dire che si dà una sconcertante analogia fra il liberista e il libertino. Oggi il capitalismo è liberal libertario o liberal progressista, o se preferite è principalmente riconoscibile come neoliberismo progressista, come anche è stato definito, perché sostanzialmente in ambito economico riconosce come propria norma fondamentale l'assenza delle norme, l'abbattimento delle norme, ciò che va sotto il nome di deregulation, o se preferite dirlo in italiano, deregolamentazione, e trova un proprio corrispondente nell'ambito dei costumi, nella deregolamentazione antropologica e morale. Ecco perché il neoliberismo, che per usare vecchie e direi anche superate categorie geografiche della politica, se il neoliberismo è di destra nell'ambito economico, trova poi un proprio completamento nella sfera dei costumi in un immaginario di sinistra, paradossalmente. Oggi abbiamo un neoliberismo economico di destra, mercato, privatizzazione, liberalizzazione e così via, che si completa perfettamente nell'ambito dei costumi con un progressismo di sinistra, cioè con l'abbattimento di tutte le norme, i vincoli, le relazioni e così via. Ecco, il liberista, per darne una definizione banale ma non distante dal vero, è colui il quale mira unicamente al proprio profitto individuale. L'unica relazione che è in grado di instaurare è quella improntata alla ricerca dell'utile, do ut des, relazioni a tempo determinato, effimere, volte all'autopotenziamento. La società dei consumatori, già in qualche modo precorsa da Adam Smith nella Ricchezza delle Nazioni, no? Una società di birrai, fornai e macellai che ci danno le loro merci per il loro interesse e per parte nostra noi gliele chiediamo per il nostro interesse. Una società commerciale, ecco, che vede il proprio nemico principale, questo va sottolineato, nello Stato come ultima forza in grado di governare e disciplinare l'economia, gli animal spirits dell'economia. Il libertino, se ci spostiamo sul côté dell'erotica, è sostanzialmente la stessa figura applicata all'ambito dei sentimenti. Il libertino è colui il quale mira soltanto al plusvalore erotico, potremmo dire, al godimento, alla ricerca illimitata dell'accrescimento del proprio godimento, potenzialmente all'infinito, dove, proprio come nell'ambito economico, l'altro figura solo come uno strumento per il proprio godimento e l'altro quindi è letteralmente assente, come nel quadro di Magritte. L'altro non ha funzione di soggetto in sé per sé al quale ci apriamo e per il quale siamo, volo ut sis, per dirla con Agostino, ma figura solo come strumento per il nostro potenziamento. Volo ut sim, voglio essere e ti uso, godo tramite la tua presenza per potenziare me stesso. Per inciso, la psicologia ha individuato anche tutta una serie di fenomeni che sembrano corroborare questa nuova esperienza dell'erotica. L'inglese lo chiama il ghosting, no? Sostanzialmente chi dopo una bella serata sparisce, ecco, per farla breve, cioè dove evidentemente l'altro non era l'obiettivo della relazione ma era solo uno strumento, no? Nel vero amore l'altro è l'obiettivo, si è per l'altro. Nelle relazioni amorose o di godimento al tempo del capitale l'altro è solo uno strumento, e allora ci troviamo proiettati all'improvviso non soltanto nel liberismo applicato alla sfera dei sentimenti, ma anche nella riattualizzazione di quella figura messa a tema
in tempi non sospetti rispetto all'avvento del capitalismo assoluto da Kierkegaard, la figura del Don Giovanni, la fase estetica dell'esistenza. Il Don Giovanni è colui il quale mira soltanto alla crescita smisurata dei profitti erotici, potremmo, per rimanere all'assonanza tra liberismo e libertinismo. Don Giovanni cerca soltanto il proprio piacere e vede le donne non come fini in sé, per dirla kantianamente, ma come strumenti da utilizzare per una sorta di crescita autoreferenziale in cui l'esperienza della ricerca del nuovo in realtà ripete maniacalmente sempre il medesimo. L'esperienza di Don Giovanni è cercare sempre nuove prede, ma di fatto ripetendo sempre il medesimo gesto. Quindi è un nuovo che è sempre il medesimo in verità e che non ha altro fine se non la sua infinita ripetizione. Tant'è che Kierkegaard immaginava come uscita da questa fase estetica, che corrisponde a un vivere per istanti, come appunto avviene nel tempo dell'odierno capitalismo assoluto, in cui quel che resta dell'amore sostanzialmente sono avventure di una notte, godimento deregolamentato, una sorta di pansessualismo che ha come unico obiettivo il godimento. L'importante è godere, dice la civiltà dei consumi. Life is now è una delle formule più evocate e più martellanti della civiltà a forma di merce. Ecco, quest'idea, in qualche modo, diceva Kierkegaard, viene superata dalla fase etica. La fase etica è quella del padre di famiglia che, anziché vivere per istanti, tutti uguali, come punti che si succedono sempre uguali, la fase etica è quella in cui il soggetto sceglie e giura fedeltà alla propria scelta, possiamo dire così. La fase etica interrompe questo ciclo funesto di un nuovo che è sempre il medesimo e che non per caso trova una corrispondenza perfetta con la società dei consumi. La società dei consumi ci proietta nella ricerca spasmodica di sempre nuove merci, inducendoci a compiere sempre il medesimo gesto, no? La società dei consumi, proprio come l'erotica di Don Giovanni, si basa sul teorema della soddisfazione dei vostri desideri, ma persegue in realtà l'obiettivo opposto, che i vostri desideri non siano mai soddisfatti, a ciò che voi illimitatamente torniate a cercare nuovi strumenti di piacere e di soddisfazione. Ecco, l'amore al tempo del capitale diventa un godimento fine a se stesso, sostanzialmente, in cui l'altro è assente. Paradossalmente viene meno l'elemento fondamentale dell'amore, che è la relazione di apertura all'altro, di condivisione con l'altro. E paradossalmente l'amore al tempo del capitale è esperienza individualistica. Anche l'amore diventa un'esperienza individualistica al tempo del capitale assoluto. È in qualche modo la ricerca spasmodica che l'individuo fa del proprio plus godimento, una crescita illimitata di godimento fine a se stessa, dove l'altro non assume mai valore in sé, ma viene sostituito, proprio come nella logica dell'usa e getta della civiltà delle merci, in cui, come appare ogni giorno più evidente, l'amore diventa a tempo determinato, anzi risulta strutturalmente fondato su una logica che io chiamo di precarismo sentimentale, una sorta di precariato dell'erotica, per cui ciascuno gode e poi cerca nuove avventure senza che mai si realizzi una forma progettuale più compiuta. Ecco, rispetto a questo, e anche per questo, credo che ripensare l'amore e eventualmente tornare ad amare nell'accezione contrapposta a quella del puro godimento dissipativo sia anche un gesto intrinsecamente rivoluzionario in qualche modo. In uno dei più giustamente citati romanzi distopici che erano stati concepiti per criticare i totalitarismi novecenteschi, ma che curiosamente sembrano descrivere ancora meglio la società
di sorveglianza totale e di totalitarismo glamour che stiamo vivendo nel tempo dei mercati, 1984, la rivoluzione, che poi sarà destinata allo scacco, la rivoluzione parte proprio dall'innamoramento, dall'abbraccio fra i due protagonisti. Lì il sistema di controllo entra in crisi perché viene smontata la cellula fondamentale di quel sistema. Ecco perché la relazione d'amore oggi può essere la base di ogni relazione di opposizione all'ordine delle cose, di un sistema, quello dell'odierno capitalismo, che si basa sostanzialmente sulla assiomatica dell'utile, e nulla è più inutile, fecondamente inutile, dell'amore. E anche in questo caso bisognerebbe riconoscere l'assonanza tra l'amore e la filosofia, hanno in comune anche questo, l'inutilità, direi la feconda inutilità, che giova già solo a mettere in discussione il teorema fondamentale del nostro tempo, secondo cui è vero ciò che è utile. Ecco, è esattamente ciò che ci ricordavano spiriti magni della nostra tradizione: il vero non è necessariamente utile, perché utile e vero sono categorie differenti. Ecco perché amare significa interrompere la catena del mondo della tecnica in cui tutto funziona. Proprio questo è il problema, che viene meno ogni domanda di senso, ogni ricerca di ulteriorità, ogni possiamo dire ogni ricerca di autenticità. Ecco, amare significa già per questo, io credo, mettere in discussione l'ordine delle cose. Ecco perché amare diventa oggi forse la base di ogni vera rivoluzione.